Trattare temi di attualità, valorizzare l'arte e la bellezza e realizzare mosaici con materiali di recupero favorendo la sostenibilità. Sono questi alcuni degli obiettivi di Mosaichiamo la Città Festival 2022, l'evento artistico internazionale che dal 18 al 24 maggio vedrà sul lungomare di Marotta la partecipazione di 45 artisti provenienti da ogni parte del mondo. A svelare il tema della seconda edizione è una delle responsabili del progetto, Cristina Cucchi. Quest'anno il nastro dell'amicizia, appunto, è per dimostrare che attraverso l'arte si possono creare nuove relazioni. Appunto, il nastro dell'amicizia, che è di ispirazione libera e ogni artista andrà a realizzare circa un metro di mosaico, nella congiunzione con l'altro artista ci dovrà essere un aggancio fluido, proprio come un'amicizia. In particolare il 23 e 24 maggio verranno installate le opere realizzate che rimarranno in forma permanente ad arricchire la galleria d'arte già nota come Lungomare dei Mosaici. La presentazione ufficiale poi avverrà nel pomeriggio del 24 di fronte al pubblico e alle autorità locali. Gli artisti realizzeranno le loro opere su rete e lavoreranno sotto alcune tensostrutture che verranno montate nel parcheggio di Villa Valentina. In questo modo, se fosse cattivo tempo, potranno lavorare comunque. Inoltre ci sarà un banner con tutti i mosaici a progetto che sono stati fatti negli anni, e in questo modo i visitatori potranno fare una passeggiata nel lungomare e sapere quello che hanno di fronte. I mosaici di Marotta, ha poi precisato l'associazione Chiaroscuro, è una galleria d'arte a cielo aperto visitabile in ogni stagione e a tutte le ore della giornata. Con questo festival si andrà ad arricchire, grazie al lavoro dei mosaicisti del gruppo e dei tanti artisti del mondo che prenderanno parte all'evento. Dunque una grande squadra senza confini. Si sta crescendo di più, abbiamo già tanti artisti. Io ringrazio maggiormente il comune, gli assessori, il sindaco, che ci danno questa possibilità, ci aiutano. A ringraziare loro invece il sindaco Nicola Barbieri per l'impegno costante che negli anni ha permesso di creare un prezioso progetto di riqualificazione urbana, facendo conoscere il territorio di Marotta Mondolfo anche fuori regione e all'estero. Ed è una manifestazione importante che porterà nel territorio tanti artisti che tra il 18 e il 24 maggio contribuiranno ancora di più a rendere più bella e accogliente la nostra città. Quindi per noi è un onore ospitarli e sarà un momento di grande festa per tutta la nostra comunità.